e un saluto da parte di Astero Tubaldi, che si collega subito per via telefonica con Cingoli, perché abbiamo in linea il sindaco Filippo Saltamartini, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera Saltamartini. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, c'è grande movimento, oggi c'è stata una protesta a Loreto organizzata dalla Lega Nord e dal Comitato Cittadino Pro Ospedale, e ce ne sarà una di manifestazione martedì prossimo qui a Recanati alle 18.30 con un corteo contro la chiusura, diciamo così, del punto di primo intervento, la trasformazione di questi ospedali in non più ospedali, in case, o meglio ospedali di comunità, mantiene il nome ma non, diciamo così, la qualifica. Saltamartini, Cingoli come è messa e se si può fare ancora qualche cosa, perché voce comune, o meglio opinione comune, dire ormai i buoi sono usciti dalla stalla, non si può più tornare indietro, ma non è possibile indurre la Regione Marche a rivedere un po' quella famigerata delibera del febbraio scorso, la 139, per dirla in un gergo burocratese? Sì, parto da quest'ultima affermazione, no? Mi stupisce molto questa cultura, no, che ormai si è estesa ai vari livelli proprio della società, ai livelli della classe dirigente, a livelli politici, no? Secondo cui su queste cose ormai hanno deciso non si può far nulla, ma è proprio esattamente l'inverso, nel senso che ormai abbiamo scoperto che alcuni diritti che pensavamo fossero stati consacrati nelle carte costituzionali, no? Diritti inviolabili dell'uomo, invece abbiamo scoperto che quando questi diritti hanno un costo, allora i diritti non sono più diritti di tutti, cioè non c'è un principio di uguaglianza, ma i diritti sono riconosciuti solamente a carico dei più potenti, insomma, di chi è organizzato in gruppo, dentro le città, dentro i partiti politici e così via. E questa è la manifestazione più evidente di come non è che si chiudono gli ospedali per una questione di funzionalità, si chiudono i primi interventi perché è necessario tagliare la spesa e concentrarla secondo criteri che sono individuati dal decisore regionale. Però su questa materia, sì, siccome lo Stato trasferisce pro capite per ogni cittadino, per ogni testa, un X alla regione, ogni comunità ha diritto di avere i suoi servizi ospedalieri. Cioè non deve decidere il decisore regionale se Riccioli o la giunta regionale, anche se formalmente il potere è nelle loro mani. Quindi mi spiego meglio. Sì. Come le nostre comunità locali sono silenti, silenziose, molti sindaci che sono del PD ubbidiscono al comando della regione che è a guida del PD, si verifica una situazione paradossale per cui le comunità, anche locali, non hanno più la rappresentanza. Per cui io che combatto da anni con manifestazioni varie, con i cittadini, sono identificato come il Pierino della situazione, mentre gli altri sindaci ogni volta che ci riuniamo sono tutti belli inquadrati, come al tempo del servizio di leva, lotoncini, tutti silenti, nessuno parla perché il capetto di turno, insomma, in questo caso il Presidente della Regione, ha deciso queste cose. Ora, non solo noi non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo respingere a mittente questa decisione, prima di tutti la DGR 139 è un atto amministrativo che noi impugneremo al TAR per far valere dei vizi di costituzionalità. Quindi questa delibera è palesemente lesiva di principi costituzionali, per cui il canone fondamentale che è l'articolo 3, il principio di uguaglianza. A maggior ragione in una città come Loreto o come Recanati. Sono comunità che non possono prescindere da questo tipo di servizio, cioè veramente paradossale. Peraltro poi vi è da aggiungere che se i dirigenti, che sono pagati per essere dirigenti, utilizzassero meglio le risorse di cui hanno a disposizione, quindi le risorse finanziarie, i medici, gli infermieri, probabilmente questo taglio non sarebbe necessario. Quindi io penso che se le comunità locali cominciassero un po' a insorgere, a ritrovarsi sotto il campanile della Chiesa, del Duomo, dei comuni, a cominciare a dire anche
spontaneamente, noi non ci siamo, si parte poi da sotto il campanile per arrivare ad Ancona, e se ad Ancona avremo la capacità, i 13 comuni a cui levano il pronto soccorso, tra cui ci sono città come Tolentino, io adesso non è che voglio fare a gara con i sindaci, ma veramente è incredibile che i sindaci e le amministrazioni comunali siano assolutamente silenziose, sì, qualche due righe sui giornali, ma poi trovo paradossale che questa regione si sia ridotta ad essere una regione di servi, no? Per cui tanti imprenditori ipertassati, no? da imposte varie, e poi quando si tratta di esigere dei diritti come quello alla salute, che è prodromico alla vita, tutti zitti, tutti silenti. Veramente è per quello che penso che in questo caso serva proprio la mobilitazione, serve la coscienza civile, non di quelli che scrivono sui social, no, su Twitter, su social. Qui serve la presenza fisica, serve dimostrare, io cittadino titolare di diritti e di tanti doveri, una pressione fiscale fino al 60%, mi ribello, cioè non accetto questa condizione. Io lo farò questo da sindaco, e nell'ultima manifestazione mi hanno seguito diverse centinaia di cittadini qua della montagna. Questa, diciamo così, idea della ribellione si sta estendendo anche ad altri comuni. A San Severino è nato un comitato spontaneo, a Cagli la stessa cosa, a Fossombrone. Sabato peraltro questo comitato si riunisce ad Ancona, quindi vi do una notizia in anteprima. Sotto la loggia dei mercanti si riuniscono tutti questi comitati spontanei per sabato questo? Sabato questo. Domani? Domani, esattamente, alle ore 17:30, e cominciamo un po' a discutere di diritti. Questo è interessante, perché già è un modo concreto e fisico di incontrarsi per mettersi d'accordo sul da farsi. Quindi magari il mettersi d'accordo è estremamente semplice. Qui le comunità devono dire al presidente Ceriscioli: non puoi toccare i punti di primo intervento, perché sono essenziali per salvaguardare la vita di uno che si può far male. Noi non possiamo aspettare, nonostante la potes, l'elicottero, l'ambulanza, tutto quello che noi vogliamo, gli atti autocelebrativi della regione, noi non possiamo immaginare che un ospedale non abbia un punto di primo intervento, proprio perché è funzionale allo svolgimento delle attività che sono prestate, sono eseguite in un ospedale. Cioè, non vale poi dire che loro tirano fuori il decreto 70 del 2016, il Ministero della Sanità, perché quel decreto sostanzialmente dice che la spesa deve essere congrua con i servizi, cioè non interessa nulla al Ministero della Salute o al Governo o non so a chi gli ospedali come i nostri possano perdere la funzionalità, insomma, che deriva appunto dal poter prestare soccorso in caso di emergenza. Poi aggiungo solo una cosa: quest'anno noi celebriamo qui a Cingoli gli 800 anni dalla nascita di una delle patrone, abbiamo tre santi patroni, quindi abbiamo una vita, diciamo così, culturale piuttosto impegnativa. In una pergamena che siamo andati a studiare nell'archivio storico, che risale al 1216, in questa pergamena c'è scritto che noi avevamo un ospedale a Cingoli, già all'epoca, e che un altro ospedale che dipendeva da noi funzionava nella città di Augugliano e un'altra nei pressi di Filottrana. Quindi immaginiamo che mille anni fa la carità e la solidarietà delle nostre città aveva già gli ospedali e il servizio sanitario, adesso noi dobbiamo andare a elemosinare a chi? A un padrone regionale che decide addirittura di sopprimere questi ospedali per costruirne altri nuovi. Non ho capito, l'ospedale per esempio di Cingoli, l'ospedale di altre città sono perfettamente funzionanti, non capisco perché dobbiamo andare a toccare le strutture ospedaliere invece di renderle funzionali.
Certo, no, ha fatto bene a citare quello che avveniva quasi 1000 anni fa, quando c'erano ospedali da Gugliano a Cingoli e Filottrano, e oggi ci lamentiamo con tutto ciò che la ricchezza è aumentata nel corso dei secoli, no? Ci lamentiamo di non poter gestire un ospedale se non per provincia, no? Quindi pensare già a una nuova struttura che chissà perché dovrebbe essere la panacea di tutti i mali e soprattutto di tutti i problemi sanitari. Ma quello, no, mi dica. Mi permetto di interrompere per dire questo, ma quello che è in tutta questa storia è inquietante, no? È il discorso da cui siamo partiti. Cioè si dice: non vi preoccupate, adesso vi diamo questo, in cambio vi diamo quest'altro. Sarà più efficiente, no? Circola una storia per cui ti levano il punto di primo intervento e ti danno un'altra cosa con un altro acronimo, però viene gestito, non si capisce, le cure intermedie, dei medici di famiglia. Voglio dire, non è finita, perché nel 2017 l'Italia deve adempiere agli obblighi del trattato internazionale cosiddetto Fiscal Compact. Insomma, in questi anni noi abbiamo fatto crescere il debito pubblico. Dal 2017 noi saremo obbligati, per non fallire, per non creare problemi sul mercato dell'euro, sul mercato dei cambi, quindi sul saggio di interesse che paghiamo sull'enorme debito pubblico, a tagliare. Quindi se quest'anno ci leveranno i punti di primo interventi e noi lo permetteremo, sia come istituzioni amministrative, comunali, sia come cittadini, il prossimo anno ce lo taglieranno per forza e si arriverà ad una escalation di questi tagli. Perché purtroppo il nostro paese sta già scritto nei trattati internazionali che da anni deve fare una revisione. Se allora noi non saremo cittadini critici per dire che qualunque cretino può tagliare un ospedale per eliminare la spesa, la difficoltà di un amministratore o la difficoltà di un dirigente è quella di migliorare la prestazione con delle risorse inferiori. Perché se il sistema è quello di eliminare, di tagliare, penso che non basta avere dirigenti generali con centinaia di migliaia di euro di retribuzione. Non penso che dovevamo eleggere, no, grandi scienziati nella regione Marche, perché bastava un piccolo ragioniere, fatta la sottrazione matematica, e si stabilisce dove. La difficoltà è proprio questa, che le amministrazioni pubbliche, pletoriche, con un numero di dipendenti rispetto alla Germania del doppio, con un numero di dipendenti assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze anche del settore sanitario, perché i dipendenti del settore sanitario, nonostante quel che si dica, sono enormemente almeno pari, non inferiori a quelli degli altri paesi, devono essere riorganizzati in modo tale che ospedali come quello di Recanati, Loreto, di Cingoli, di Tolentino, ci metto, posso offrire minimo il pronto soccorso e una piccola medicina e la diagnostica generale, e poi per le patologie gravi l'alta specializzazione che può fornire torrette. Ma eliminare questa rete, che è la storia della nostra regione, significa eliminare un servizio non solamente in questo momento, ma significa poi irrimediabilmente tagliarlo, perché sicuramente il prossimo anno diranno: siccome le prestazioni sanitarie sono insufficienti rispetto all'investimento che abbiamo fatto, tagliamo pure l'ospedale di Recanati. Perché che cosa succede? Quando si cominciano a tagliare il punto di primo intervento, questo reparto, l'altro, i cittadini non si orienteranno più verso Recanati, magari andranno ad Ancona, andranno a Torrette, andranno da un'altra parte, e quindi calerà il numero degli utenti secondo determinano il parametro di efficienza di una struttura. Certo. È un taglio a cascata, secondo me studiato, non è una cosa casuale. Siamo cittadini, dobbiamo ribellarci. Se siamo dei sudditi, aspettiamo che qualcuno, insomma, ci governi. Allora a questo punto è inutile votare, inutile, insomma, tenere i parlamenti, insomma, che serve? Basta un buon ragioniere che stabilisce quanto quello che ci devono dare, quanto dobbiamo vivere, perché adesso lo voglio dire con chiarezza, insomma, il fenomeno dell'immigrazione sta portando nel nostro paese tutta una serie di nuove malattie, di nuove patologie. Cioè probabilmente noi non ci siamo resi conto quale sarà l'importanza
che questi piccoli ospedali di rete di comunità potranno fornire ad una popolazione che invecchia, come la nostra, perché noi stiamo invecchiando e quindi abbiamo bisogno dell'ospedale di prossimità, noi abbiamo bisogno dell'ospedale di Recanati, perché invecchiando non tutti avranno i figli o la capacità di guidare la macchina per andare a Civitanova o ad Ancona. Quindi se non ci rendiamo conto di questo, penso che è la battaglia delle battaglie, insomma, questa avviene prima, secondo me, la battaglia regina dello Stato sociale. Se esiste uno Stato sociale, questo si chiama sanità, perché le pensioni le paghiamo, insomma, è una retribuzione di servizio. No, ma lei ha detto delle cose molto, molto giuste, Saltamartini, perché intanto i nostri legislatori, quelli che decidono, non si rendono conto, oppure se si rendono conto veramente in maniera cinica, fanno a finta di niente, che ogni soppressione di servizio che viene quindi concentrato in poche strutture significa aumentare enormemente il disagio di una popolazione che loro stessi dicono è avviata ad essere sempre più vecchia. E allora nei confronti di una popolazione anziana non lo si può questo disagio aumentare a dismisura al punto che gli si impone all'anziano. La interrompo per dire questo, no? Voglio che sia chiaro una volta tutto, si va per dire, naturalmente non ho questa pretesa di essere così ecumenico, insomma, però lo voglio dire. Voglio che sia chiaro una cosa, non è che i governanti vogliono danneggiare, i governanti decidono secondo le regole della politica. Le regole della politica sono che per redistribuire risorse scarse per tutti decidono quelli che sono organizzati, cioè siccome le risorse non bastano per tutti, allora riescono ad approvvigionarsi di queste risorse, in questo caso dei servizi sanitari, le comunità che sono organizzate, perché non è che tagliano quello dei canati, potenziano anche altri ospedali. Quindi siccome la politica rappresenta un certo mondo, quella politica che decide ha deciso di privare Recanati, Sorrentino, Cingoli, perché noi non siamo comunità rappresentate, non siamo politicamente rappresentati nella ripartizione di questa torta. E queste risorse, lei dice, vengono dirottate verso altre realtà più organizzate come Macerata, Torrette. Non c'è dubbio, questa è la base della politica, cioè la politica è il conflitto per la ripartizione delle scarse risorse esistenti, che si fa con mezzi non bellici. Quindi la politica segue la guerra, prima si faceva la guerra, c'era una pestilenza, si invadeva la Francia, la Gallia, se portare via le schiave, i cibi, e quindi le risorse si distribuivano con la forza. Poi è nata la politica, la democrazia, i parlamenti. E quindi non è che noi stando zitti ci meravigliamo, dice ci hanno chiuso l'ospedale, certo, ci hanno chiuso l'ospedale perché non si è rappresentato. Perché quando c'è la decisione di tagliare o di dare, tu non ci sei, non conti niente. Quindi queste comunità, anche una città come Recanati, una città come Torrentino, una città come Cingoli, senza l'ospedale, che ci rimane? Quali sono i servizi che ci rimangono in piedi in queste piccole cittadine? Già manca il lavoro, c'è una disoccupazione giovanile che non finisce mai, ma ci siamo accorti che la metà, i due terzi della popolazione delle Marche, 1 milione più o meno, vive lungo la costa, perché nei centri, insomma, collinari o montani come i nostri, che cosa stai a fare? Cioè, ma una persona anziana senza un ospedale che cosa fa in una comunità, in un comune come quello nostro, se non ha qualcuno che ti aiuta, che ti accompagna? Io ho una zia a Cingoli che, poverina, sta facendo la chemioterapia a Civitanova, spende 70 euro al giorno con un'ambulanza, perché si pagano le ambulanze per fare la chemioterapia a Civitanova. Appunto. Grazie a Dio, per fortuna, lei ha messo da parte qualcosa, quindi può pagare. Ma questo è il servizio sanitario universale di cui stiamo parlando noi, questo è il servizio che l'Italia merita, questa è l'Italia che di cui noi discutiamo. Allora, le risorse sono calate, lo sappiamo, c'è la crisi economica, però il modo di riorganizzare i servizi sanitari lo devono fare loro. L'assurdità di Cingoli è questa, glielo dico così, sì. È evidente e ricastico quello che volevo dire prima. Noi avevamo 7 medici del reparto per acuti che facevano anche il pronto soccorso, il punto di primo intervento e il reparto.
questi scienziati, senza toccare l'organico, perché l'organico minimo serve, servono questi 7 medici tra le ferie, cioè, per poter mandare avanti il reparto di lungodegenza, ci hanno levato il punto del primo intervento. Allora io mi chiedo, ma se quei medici lo volevano fare, se non si tocca l'aumento della spesa, perché comunque i medici sono pagati e ci sono, se c'è il reparto di lungodegenza che è servente anche ad altri ospedali, è sempre pieno, ci sono 40 posti letto zeppi, ci sono delle persone di Cingoli che non hanno posto, perché sono occupati questi 40 posti letto post acuzie da malati di tutto il territorio di Ancona, di Macerata. Lui mi chiede, ma perché ce lo devi chiedere? Perché lo devi chiudere? Qual è la ragione, qual è la logica di sperperare queste risorse? Qual è la logica? Tenendo conto che poi c'è il blocco del turnover, quindi i medici non potranno essere assunti, quindi se va via un medico se non viene sarà rimpiazzato, non sarà sostituito, sono anni che i primari non sono sostituiti, eccetera eccetera eccetera. Ma perché creare problemi quando la situazione è una situazione che può funzionare? Poi lo sappiamo tutti, no? Chi è che si presenta all'ospedale di Cingoli o di Recanati con una patologia grave, no? Se capisce che è una cosa grave, va nel miglior ospedale, mica. Questi sono servizi elementari che servono per... L'altro giorno un operaio metalmeccanico si era graziato un braccio con un pezzo di ferro arrugginito. Si è presentato al pronto soccorso semplicemente per una semplice medicatura e probabilmente per l'antitetanica. Senza guardarlo l'hanno caricato su un'ambulanza e l'hanno portato a Macerata. Al pronto soccorso lo ha aspettato 7 ore. Mamma. Qualcuno deve rispondere di questa inefficienza organizzativa o no? Oppure qui bisogna tagliare, come dicono loro. Io voglio discutere dove tagliare e come tagliare. Ma io voglio, lo sto dicendo come cittadino e come sindaco. Però io sono solo, al di là delle chiacchiere, i sindaci sono, alcuni non hanno voglia di combattere, altri hanno paura di perdere, insomma, altri sono allineati al partito, per cui spero che ci siano i cittadini che capiscano che purtroppo la rappresentanza politica ormai non funziona più e che è ora di ribellarsi, di agire, di manifestare. No? Sì, che questa rappresentanza, come lei diceva in premessa, è molto politicizzata su questo, nel senso che agisce per ragioni e questioni politiche e non diciamo così, con quel grado di sensibilità nei confronti della propria comunità. Ma qui si fa una grande confusione, cioè quando uno è sindaco rappresenta una comunità. Lo so. Dovrebbe essere così. Poi voglio dire, quando uno fa politica, poi si mette la maglia gialla, verde, arancione e così via. Io penso che insomma sia è un po' come la storia del terremoto, no? Quindi hanno scelto alcuni comuni nel cratere che hanno tutti i diritti ed altri comuni no. Il criterio qual è? Non si capisce qual è. Io per esempio sono per il no alla riforma costituzionale, perché questi hanno cominciato a tagliare dalla Costituzione, quindi prima tagliano i diritti, poi tagliano la Costituzione, cioè quello che questa classe politica che oggi al governo vuole fare non mi è molto sconosciuta, anche perché avrebbe il dovere di far ripartire l'economia, il lavoro, l'occupazione, dovrebbe fare quello che i network internazionali ci chiedono, no? La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Europa, cioè qua bisogna tagliare le tasse e fare investimenti nell'economia e poi rendere efficiente la pubblica amministrazione. Abbiamo 4 milioni e mezzo di dipendenti pubblici che non funzionano, non sono efficienti. Voglio dire, questo compete a chi ha la responsabilità di governo. Già basterebbe mettere mano coraggiosamente, come ha fatto Cameron in Inghilterra, alla pubblica amministrazione e all'eccesso di burocrazia per ritrovare tutte quelle risorse che oggi lamentano di non avere per portare avanti i servizi essenziali. Ma la burocrazia non si tocca, perché è stato sempre un bacino elettorale molto prezioso per le forze politiche. Diciamo che la burocrazia non si tocca, sì, prima analisi per quello, ma soprattutto perché le assunzioni sono state fatte non per merito, la maggior parte, per ragioni clientelari, appunto. Quindi se lei mette un analfabeto a fare una cosa che non ha mai fatta, quello va lì per riscaldare la sedia. Difficile riqualificare uno che non è in grado di conoscere l'ABC, insomma, ecco. Poi c'è anche la sgradevolezza del rapporto
Ieri racconto questo fatto velocissimo: si è presentata da me una ragazza che si è sposata con un ragazzo statunitense, quindi chiedeva l'iscrizione anagrafica di questo matrimonio. Praticamente lei mi diceva: io non so più dove sbatte la testa, perché mi sono messo al telefono io. Dopo una ventina di telefonate, per fortuna ho potuto chiamare un dirigente del Ministero degli Esteri per risolvere il problema, perché nella pubblica amministrazione si ha l'idea di quasi quasi di fare una cortesia a chi chiama, no? Non si ha la consapevolezza che uno è pagato per rispondere anche a persone, certo, ignoranti, no? Ma non sanno le leggi, Salve Martini, non conoscono neppure. Sto dicendo, questi impiegati mi dicevano: ma lei lo deve sapere. Dico: ma se ho telefonato, dico, lei è pagato, non mi sono qualificato come sindaco, no? Volevo. E quindi alla fine ho chiesto: chi è il dirigente responsabile, perché in ogni procedimento c'è un dirigente. Ma no, adesso parli con questo, con quell'altro. Poi insomma, 20 telefonate, 3 ore al telefono, poi alla fine sono riuscito a sbrogliare la matassa. Ma il nodo centrale è proprio questo: chi è incardinato nella pubblica amministrazione non si rende conto che ha il compito di svolgere quel lavoro, perché è pagato per quello. È pagato per dare risposte, è pagato per aiutare chi è ignorante, è pagato per aiutare chi non conosce le procedure. E questo riguarda pure il settore sanitario, naturalmente, perché se noi andiamo a guardare l'organico del settore sanitario, sono più gli amministrativi che il personale sanitario o parasanitario. Ma è una cosa normale questa? Cioè, ma in quale mondo chi scrive le carte, chi fa gli stipendi, chi conta le siringhe è un numero superiore a chi poi quelle siringhe le usa? Le retribuzioni dei dirigenti, le piante organiche, cioè questo dovrebbero fare i dirigenti. L'assessore alla sanità, il presidente Celisciale, dovrebbe mettersi seduto a dire: vediamo dove c'è il personale in più, dove in più bisogna spostarlo, bisogna fare delle ma tutto questo non si fa, perché si tocca, come dicevamo prima, un bacino elettorale, però si chiudono gli ospedali, tanti cittadini stanno zitti, pagano tasse, si silenzio, non si muovono, insomma. Salta Martini, un'ultima cosa. Allora, vogliamo ripetere: domani pomeriggio si incontreranno i comitati, giusto per... Sono dei comitati spontanei, sì. Cagli, Fossombrone, Sambroglio, c'è il comitato di San Severino, ad Ancona, Loggio dei Mercanti. Quindi Loggio dei Mercanti. È una riunione preorganizzativa per mettere i piedi, le basi per una manifestazione regionale. Benissimo. E per altre iniziative. Benissimo. Io voglio dire sin da subito che la DGR sarà impugnata con il primo atto lesivo, quindi appena mi comunicano la variazione chiedo la sospensiva al TAR. Se ci saranno altri comuni, altri cittadini a sostenerci, ci giochiamo questa battaglia di fronte alla Corte Costituzionale e di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi, per far tornare indietro il legislatore, il decisore, e lo dico non solo su questo punto, ma sui punti futuri, perché se passa indenne questo taglio così esponenziale dei servizi ospedalieri, poi il prossimo anno è sicuro che taglieranno un altro pezzo o elimineranno degli interi riflessi ospedalieri, perché la condizione economica dell'Italia impone di restituire all'Unione Europea 50 miliardi di euro. Praticamente noi dovremmo tagliare. Dovremmo riportare il debito pubblico dal 130% al 60% in un ventesimo ogni anno, più o meno sono 40-50 miliardi. Fa di conti voi dove li possono trovare. Queste sono, e siccome l'economia non riparte, il PIL non riparte, perché se dovesse ripartire con un 7-8% in più di aumento della produttività del PIL, come l'India e il Giappone, allora potremmo fare a meno. Ma io, siccome dubito che l'economia possa ripartire, dobbiamo prepararci a una situazione di lacrime e sangue. Questa è la realtà, la fotografia. Le comunità locali vogliono difendere quei diritti di cui parlavamo, che hanno origine medievale, hanno origine dai conventi. Come nasce la sanità pubblica? Mica nasce perché a un certo punto lo scrivono nell'articolo 32 della Costituzione, nasce proprio dal rapporto cristiano tra cittadini, che imponeva di aiutare i più deboli, no? Attraverso la carità, che poi attraverso la rivoluzione francese abbiamo denominato solidarietà. Ma questa è la storia degli ospedali. Queste comunità vogliono difendere questi diritti o no? O vogliamo subire? Penso che a questa domanda ciascuno di noi possa rispondere, perché è giunto il tempo di farci sentire, io credo.
Benissimo, è stato un piacere veramente, Sante Martini, ascoltarla. Ci dà un po' di coraggio e di stimolo. Grazie. Benissimo, ci vediamo, Sante Martini.